Dottor Ricci, possiamo dire chi è? Lo vuol dire lei? Prego, passiamo un attimo il microfono. Amo, sì. Sì, facciamolo dire a lui. Prego. Allora, sono Giovanni Ricci e sono il figlio dell'appuntato Domenico Ricci, uno dei membri della scorta Aldo Moro, caduti il 16 marzo del 1978. Io ho voluto che lo dicesse lei perché in questo momento di emozione, anche per le immagini che abbiamo visto, era importante che ci fosse lei qui su questo palco ad onorare non solo la figura di Aldo Moro, ma anche di suo padre, comunque di tutte le forze dell'ordine che sacrificano la loro vita. Io sono onoratissimo di averla qui questa sera e quindi ringrazio anche il dottore Giampaolo, che tanto si è adoperato, il dottore Galasso, il colonnello dei Carabinieri, che era uno degli organizzatori delle scorte delle autorità a Roma in quel periodo e fu uno dei primi a giungere su quel posto dove i corpi di quei poliziotti furono massacrati scientificamente. Quindi naturalmente sono anche onorato di avere il maggiore Miulli in qualità di rappresentante dei Carabinieri, che hanno dato comunque un valido contributo, e naturalmente il dottore De Marco, che è il presidente del comitato d'onore. Allora, dottore Giampaolo, no, vorrei che fosse lei, in qualità anche di giornalista, a rivolgere qualche domanda, prego. Io ringrazio di cuore perché ha accolto subito la proposta di venire qui a Lecce, quindi è stato discreto, è il figlio del capo scorta di Aldo Moro, quindi ti chiedo, ecco, emozionato, cosa significa essere il figlio di un grande uomo che si è sacrificato non per Moro, ma per la Repubblica e per lo Stato? Buonasera a tutti, colgo l'occasione per ringraziare l'Accademia Italia in Arte nel Mondo, la persona del Presidente, del Presidente della Commissione. Che cosa significa? Significa considerare tuo padre come a volte viene chiamato un eroe o dire che si è sacrificato. Spiegavo prima dietro il palco che mio padre non si è sacrificato perché lui adorava quel lavoro. Era un carabiniere, era un uomo. Mio padre non è un eroe perché quanti migliaia di carabinieri, gli agenti di polizia, della guardia di finanza, ogni giorno escono di casa la mattina presto e non sanno se torneranno a casa. Lo fanno perché credono in dei valori, lo fanno perché credono in qualcosa di più alto. Mio padre, così come gli altri agenti della scorta, che permettetemi di ricordarli i nomi, Oreste Leonardi, Francesco Zizzi, che è qui, è nato in Puglia, a Fasano, Giulio Rivera e Raffaele Iozzino. Loro credevano fermamente in quel lavoro. Io li chiamo più giustamente forse gli eroi del quotidiano, così come tante persone si alzano alle 4 di mattina per andare a lavorare. E oltretutto avevano il grande onore, si era coronato il loro sogno, quello di lavorare per Aldo Moro, il padre di questa, della Costituzione, uno dei padri fondatori di questa nostra Costituzione, che volente o non è, volente o nolente, per me rimane una tra le più belle Costituzioni del mondo. Ecco, a me piace ricordare sia Aldo Moro che la sua scorta, non in quei 55 giorni, vi chiedo di liberarli da quei 55 giorni, dal sequestro all'omicidio dell'onorevole Moro. Dobbiamo pensare a cosa ci ha trasmesso Aldo Moro, e per questo loro volevano servirlo con tutto l'amore che avevano per questa persona. Pensate, Aldo Moro pochi mesi prima si sentiva, si tassava il periodo violento, le innumerevoli, gli attentati ogni giorno, pensate che in 15 anni ci sono stati 16.000 attentati, una media di 3 ogni giorno. Gli disse Aldo Moro, se volete lasciare non vi fate problemi, io capisco. Ebbene loro decisero di non lasciare,
Perché Aldo Moro era una persona incredibilmente umana. Per lui la politica significava ascoltare il prossimo. Per lui la politica era dialogare con il prossimo. La politica, il fine ultimo della politica, era l'essere umano, la persona. E Aldo Moro non va ricordato solo per quei 55 giorni e quella sua triste fine, va ricordato come una persona che ha fatto alcune delle riforme più importanti in Italia. Io due ne vorrei ricordare, oltre ad essere il padre della nostra Costituzione. Oggi sì, parliamo di buona scuola, ma è lui che ha fatto la buona scuola. Fece la riforma appunto che permise anche alle ragazze di accedere alle scuole medie e quindi di arrivare all'università, anche alle famiglie degli operai garantì appunto l'accesso a studi universitari. La riforma del diritto di famiglia che equiparava uomo e donna, garantendo lo status dei figli. Quindi ecco, sarebbe giusto trasmettere la memoria di queste persone, di cosa erano, non del loro sacrificio, ma di quei valori in cui credevano, valori che sono oggi, abbiamo detto qui, parlato di arte come missione, come ambasciatrice di pace, ma anche la parola porta pace. Oggi invece tendiamo di più ad avere un uso verbale violento, di confronto. Invece Aldo Moro era appunto l'uomo che si sedeva nell'ultima fila, ascoltava soprattutto i giovani, perché i giovani sapeva che erano il futuro, erano il polso vibrante di cosa stava succedendo nella nazione. Ecco, questo concludo il mio intervento dicendo che a me piace ricordare quelle persone come coloro che con il proprio sacrificio e degli innumerevoli agenti di polizia, carabinieri, guardie carcerari, guardie di finanza caduti, sono 467 i morti per terrorismo. Ecco, è grazie a loro che forse oggi, quando ci diciamo liberi, quando ci diciamo dentro di noi che viviamo in una democrazia, dovremmo dire grazie a queste persone che lì veramente si sono sacrificate per tutti noi. Grazie, grazie, grazie. Allora, consegniamo il premio, andiamo. Vorrei anche donare a nome dell'Accademia d'Italia in Arte nel Mondo questa bellissima immagine di Aldo Moro con la Vergine, quindi la Madonna, perché come ho detto prima, in Moro e in Paolo VI c'era un disegno internazionale. Stavano anticipando di 20 anni la caduta del muro di Berlino, il progetto politico-sociale poi raggiunto da Giovanni Paolo II. Ed è qui che rientra l'odium fide, il martirio per Aldo Moro, perché la Chiesa quando lo beatificherà per quello che abbia fatto con Paolo VI e a sua volta grazie anche agli uomini della scorta per il terzo segreto di Fatima. Dottore, chiedo scusa. Vogliamo dire sì, che quella grafica, è stata realizzata, giustissimo, da Dario Chiavarini 2016 e abbiamo avuto l'annullo speciale del 23 settembre 2016. La facciamo consegnare a Dario? Sì, proprio nel giorno del 100° anniversario nella città di Maglie, in città che ha dato il Natale i Natali ad Aldo Moro, regolare. Anche il premio speciale a Aldo Moro al colonnello Niccolò Mazzacara.
perché allora era organizzatore delle scorte e proprio la sera prima colonnello aveva parlato con Ricci. Con... passato con Leonardi che si lamentava per gli itinerari che lui poteva cambiare solo a un certo punto, per motivi che non sto qui a specificare, che non è colpa di nessuno, poi dopo le parole che ha detto il figliolo di Ricci non c'è null'altro da aggiungere, perché qualunque altra cosa sarebbe polemica. Siamo, questo è tempo di commemorazione, ti ricordi? Va bene, va bene, va bene, va bene, grazie.